Alla fine ci siete riusciti. Ci siete riusciti. Io non lo volevo guardare questo film. Va bene, non lo volevo vedere. Poi mi ritrovo in messaggio, ma il video sui corvo, commento video sui corvo. E a sto punto, eccoci qui a parlare, signori, di questo filmaccio assurdo, stupido, di cui nessuno sentiva il bisogno di avere questo remake, Il Corvo. Il Corvo, film del 2024. Da dove posso iniziare? Mi è piaciuto? Assolutamente no. È un film stupido, brutto, dura 145 minuti, non succede una sega nella prima ora di film e basta. È un film che veramente non capisci il perché ci sia questa pigrizia narrativa che poi si prolunga per tutto quella che è la durata del film, perché la storia, ve la riassumo molto brevemente, è questa, no? Cioè, c'è una ragazza che ha un'amica, fa un video dove fa vedere un boss che compie un atto brutto, cioè un omicidio. E allora queste due sono in pericolo, no? L'amica sono in pericolo. E una di queste due si innamora di un ragazzo conosciuto in un centro di riabilitazione. Due pazzi si innamorano, scoprono a diritto, sono sempre insieme. Lei viene rapita e lui cerca di salvarla. Nel tentativo di salvarla viene ammazzato. Viene riportato in vita da questo demone. Che in pratica sarebbe è il significato del corvo, no? Cioè lui muore, no? E si rincarna sempre nel suo solito corpo, ma diventa immortale, si rigenera e tutto questo perché ha fatto un patto con questo demone in base al quale lui deve salvare la vita di questa signorina e in cambio lui continua a essere un demone, cioè lui torna in vita solo per salvare lei e poi la salva e nulla, e lui resta lì a essere un demone. Allora, sembra molto banale e difatti lo è, però dura troppo, cioè dura eccessivamente troppo, perché nella prima ora di film, signori, noi vediamo lui che ci presentano questo personaggio che ha avuto problemi di infanzia, tutto tatuato, un secco allampanato, e poi tutto un tratto trova questa ragazza qui, i due si innamorano, sono sempre insieme in delle scene di coppia, di vita che non ti danno nulla al film, non ti fanno vedere niente, perché si vedono loro e si abbracciano. Si scambiano i gesti d'amore in casa, ma basta, cioè è qualcosa di prolungato a dismisura, perché basterebbe un minuto di scena per farti vedere che loro stanno insieme e la vita che fanno in casa. E invece no, ci sono intere sequenze di loro e si abbracciano e vanno nel letto e giocano e sono nella doccia e si baciano e di nuovo è tutto uguale. È tutto uguale, cioè ci avete fatto vedere questo per cosa? Per arrivare dove? Da nessuna parte, perché non si arriva da nessuna parte. Poi, nel senso, qui è una storia ultra banale, cioè veramente non si sono sforzati un minimo di creare una storia un pochino più interessante, un pochino più movimentata e con qualche scena in più d'azione. Cioè, poi anche questo cliché che c'è, che vedo continuamente nei nuovi film, è quello dove c'è non un concerto, un'opera a teatro, e nel mentre c'è queste canzoni liriche, te senti proprio il concerto, l'opera, e nel mentre ci sono queste azioni queste azioni dove c'è lui che ammazza, accoltella, fa il panico generale, perché ovviamente le scene di violenza sono accompagnate benissimo con una voce lirica che crea questo contrasto, no? Tra il lirico, il poetico e poi questa crudità affrontata con le scene d'azione. Per carità, non dico e non mi garbano, ma non è questo il contesto, nel senso, basta creare sempre le solite situazioni tutte uguali in ogni film senza giustificarle, perché poi lui torna in vita e diventa a tutti gli effetti un sicario, ma poi gli sparano di nuovo, quindi lui ha questa fase down dove ritorna nell'oltretomba, possiamo chiamarla così, nell'oltretomba, salvo poi ridarsi questo boost di energia ripensando alla ragazza, ripensando allo scopo per cui lui è tornato in vita, ritorna in vita per
per una seconda volta. E poi non si spiega il perché il mafioso, alla fine sarebbe lui l'antagonista principale della storia, colui che ammazza l'amica di questa ragazza del corvo, rapisce la ragazza del corvo, e poi il corvo si scontrano loro due e il boss voleva rubargli i poteri. Cioè, anche questa cosa, che poi si passa dal normale al soprannaturale senza neanche darsi spiegazioni, come se tutto fosse dovuto e normale. Ma dove ce l'hanno spiegata questa cosa? Non da nessuna parte, perché si torna lì. Quando uno non ha voglia di scrivere un film, accadono queste cose, cioè cambiamenti assurdi, allucinanti, e uno dà per scontato come passare dal bere il caffè la mattina al tè. Non lo so. E mi dispiace per quelle persone che l'hanno visto al cinema. Cioè, questo non è assolutamente un film da vedere al cinema. No, no. Il corvo non vale il prezzo del biglietto. E io questa cosa la ripeto in ogni video, perché poi uno dice sempre: ma per vedere i film e gli devi dare un'occasione al cinema. No, no, perché se noi diamo un'occasione al cinema a ogni film è bene prodotto, allora quel film non fallirà mai. Nessuno si renderà mai conto del perché del mancato incasso, perché gli incassi vanno sempre visti. Non sono la ragione principale, primaria, ma sono nel podio. Il budget deve essere nel podio, l'incasso uguale, perché attraverso l'incasso te puoi fare delle analisi di mercato, puoi capire del perché un film ha funzionato o meno. È importante, non è la cosa più importante, ma è importante. Per questo film ci hanno speso 50 milioni, ne hanno incassati 21, meno della metà. È andato male o no? Sì che è andato male, è stato un floppone allucinante. Tra l'altro anche lì l'idea di creare un remake da un flop, perché il Corvo, il primo film, fu un flop, rivalutato col tempo grazie a diversi fattori. Ma allora perché si è scelto di fare un remake su un flop, cambiando vertiginosamente la storia e rendendola un teen drama del cazzo da due soldi? Neanche Netflix si abbasserebbe a così tanto. Qua veramente questo era un film da non fare, non andava prodotto, e una volta l'avevi prodotto doveva uscire su Netflix o Prime Video, ma si sarebbero rifiutati anche loro. Poi l'attore che interpreta il corvo è Bill Sarsgaard, credo, sì, Sarsgaard, è l'attore di Pennywise nel nuovo Hit, e ricorda troppo lui. Anche questa, secondo me, per fare il corvo dovevi prendere un attore diverso, un attore con più presenza scenica, un attore sì cupo ma non sempre con la solita espressione. Qui, ragazzi, a me mi sembra di vedere, non lo voglio dire perché sennò sei troppo attivo e troppo offensivo, però questo è un film di merda, è un film di merda che lo guardi proprio malvolentieri perché è noioso, non succede niente, le scene d'azione ci sono ma durano uno sputo. E poi il pretesto di chiamare questo film Il Corvo, dove sta? Dove sta? Perché il corvo? Perché ce lo rappresentano solo ed esclusivamente quando lui muore e ti trovano il pretesto lì del corvo? Ma non ci incastra un cazzo. È tutto così sbagliato, è tutto così pigro, veramente becero, la qualità che non c'è, è tutto assente. Poi anche lei, la tipa lì che fa tutta la misteriosa, poi impaurita, poi si sembra forte. No ragazzi, qua ci vuole più impegno, ci vuole più profondità nei personaggi, perché anche se non creiamo una storia allucinante, va bene, i personaggi devono fare la differenza, ma qui è tutto scialbo, è come se si mangiasse una schiacciata senza sale. Lo abbiamo o no? È come se noi mangiamo delle patatine fritte tutte che sono state fritte pochissime, che tutte mince, piene d'olio. È un sobbone, come questo film non è bello. E voi mi avete costretto alla fine a guardare sto film. Ho perso 2 ore della mia vita per guardare sta un po' di più anche, che dura 144 minuti. Insomma, in via definitiva, Il Corvo è un film di merda, e il 2024 è un'annata pessima per i film, veramente un'annata pessima. Sembra che ogni film che esca fa a gara quale sia il più brutto. E come si fa qui? Ditemelo voi, ragazzi. Io alla fine l'ho visto sto film, va fatto il favore. E per favore non fate come me, grazie, è evitabile. Aspettate che sorta su Netflix o su Prime Video, perché tanto la corsa in box office la bella è chiusa. Aspettate che sorta lì, ma che vi frega? Ma perché dovete pagare per film del genere? Finché ci sono altri stronzi che lo fanno per voi, eh? Quindi noi ci vediamo, devi iscrivere al canale pure, eh? Ci vediamo alla prossima, ciao.